tra 4 ricerche, intellettuale antifascista e poi parlamentare dell'Italia Repubblica, scrisse come non si trattasse di un crimine, ma di un'azione. L'ultima azione di 112 condannati a morte, i quali conclusero la loro parte di lotta nei 600 giorni della resistenza italiana, comunicando ai familiari o ai compagni una estrema notizia di sé, un addio, un mandato, un sigillo ideale. Ed è un'azione che ne apre un'altra, che si trasferisce dai morenti ai superstiti, con la sua eccezionale elevatezza morale, con il suo complesso significato politico e storico, col peso stesso, grave, dolente, delle sue sofferenze umane. Meditate, queste lettere non possono non essere comprese nel loro infinito valore, e comprese non possono non chiarire i nostri giudizi e migliorare i nostri animi. Di queste lettere abbiamo effettuato una selezione per darvene lettura, Barbara Minutoli e io, unitamente ad articoli salienti della Costituzione della nostra Repubblica Democratica e Antifascista, a testimonianza dell'ininterrotto passaggio di quell'azione dai morenti ai superstiti, dai resistenti ai costituenti e a noi tutti fermi custodi della libertà riconquistata. Albino Albico, di anni 24. Carissimi, mamma, papà, fratello, sorella e compagni tutti, mi trovo senz'altro a breve distanza dell'esecuzione. Mi sento però calmo e muoio sereno e con l'animo tranquillo, contento di morire per la nostra cara e bella Italia. Il sole risplenderà su noi domani, perché tutti riconosceranno che nulla di male abbiamo fatto noi. Voi siate forti come sono io e non disperate. Voglio che voi siate fieri ed orgogliosi del vostro regime che sempre vi ha voluto bene. Armando Amprino, di anni 20, dal carcere, 22 dicembre 1944. Carissimi genitori, parenti e amici tutti, devo comunicarvi una brutta notizia. Io e Candido, tutte e due, siamo stati condannati a morte. Fatevi coraggio, noi siamo innocenti. Ci hanno condannati solo perché siamo partigiani. Io sono sempre vicino a voi, dopo tante vitacce, in montagna, dover morire così. Ma in paradiso sarò vicino a mio fratello, con la nonna, e pregherò per tutti voi. Vi sarò sempre vicino. Vicino a te, caro papà. Vicino a te, mammina. Vado alla morte tranquillo, assistito dal cappellano delle carceri che a momenti deve portarmi la comunione. Andate qui da lui, vi dirà dove mi avranno seppellito. Pregate per me, vi chiedo perdono se vi ho dato dei dispiaceri. Dietro il quadro della Madonna nella mia stanza troverete un po' di denaro. Prendetelo e fate dire una messa per me. La mia roba datela ai poveri del paese. Salutatemi il parroco ed il teologo e dite loro che preghino per me. Voi fatevi coraggio, non mettetevi in pena per me. Sono in cielo e pregherò per voi. Termino con mandarvi tanti baci e tanti auguri di Buon Natale. Io lo passerò in cielo. Arrivederci in paradiso, vostro figlio Armando. Viva l'Italia, viva gli alpini. Domenico Caporossi, Miguel, di anni 17. Cara mamma, vado a morire, ma da partigiano, col sorriso sulle labbra ed una fede nel cuore. Non star malinconica, io muoio contento. Saluti amici e parenti ed un forte abbraccio e bacioni alla piccola Imperio ed Eno il caro papà. E non ne so, e di ricordarsene sempre. Ciao, vostro figlio Domenico. Achille Barilatti, di anni 22. Mamma adorata, quando riceverai la presente sarai già straziata dal dolore. Mamma, muoio fucilato per la mia idea. Non vergognarti di tuo figlio, ma sii fiera di lui. Non piangere, mamma, il mio sangue non si verserà in vano e l'Italia sarà di nuovo grande. Da Dida Marasli di Atene potrai avere i particolari sui miei ultimi giorni.
Addio mamma, addio papà, addio Marisa e tutti i miei cari. Muoio per l'Italia. Ricordatevi della donna di cui sopra che tanto ho amata. Ci rivedremo nella gloria celeste. Viva l'Italia libera, Achille. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Giordano Cavestro, di anni 18. Parma, 4 maggio 1944. Cari compagni, ora tocca a noi. Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni caduti per la salvezza e la gloria d'Italia. Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l'idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella. Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi giorni di vita di un grosso mostro che vuole fare più vittime possibile. Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un sole così caldo, le mamme così buone e le ragazze così care. La mia giovinezza è spezzata, ma sono sicuro che servirà da esempio. Sui nostri corpi si farà il grande faro della libertà. Cara mamma, cari figli, purtroppo il destino ha scelto me ed altri disgraziati per sfogare la rabbia fascista. Non preoccupatevi tanto e rassegnatevi al più presto della mia partita. Io sono Carlo, vostro Giordano. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Paola Garelli, di anni 28. Mimma cara, la tua mamma se ne va pensando e amando. Mia creatura adorata, sii buona. Studia ed obbedisci sempre gli zii che t'allevano. Amali come fossi io. Io sono tranquilla. Tu devi dire a tutti, i nostri cari parenti, nonne e gli altri, che mi perdonino il dolore che do loro. Non devi piangere né vergognarti per me. Quando sarai grande capirai meglio. Ti chiedo una cosa sola. Studia. Io ti proteggerò dal cielo. Abbraccio con il pensiero te e tutti, ricordandovi la tua infelice mamma. Arturo Gatto, di anni 36, Bologna, 19 settembre 1944. Topolino mio caro, è il tuo papà che ti scrive, il tuo papà che ti ha voluto tanto bene anche se qualche volta è stato severo. Non mi vedrai più, Mary, ma non dimenticarmi. Ricordami spesso e con orgoglio. È la politica che mi uccide, ma tuo papà non è stato ladro né assassino. Vogli bene alla mamma, te lo raccomando. Studi e fatti onore. I miei compagni non ti abbandoneranno. Io ti benedico, Mary. Bacia la mia foto e prega per me. Ogni sera, prima del sonno, mandami un bacio. Il tuo papà non piange. Non piangere neanche tu. Ama la mamma e la tua casa. Conforta il dolore della mamma e baciala tanto per me. Ti abbraccio forte e ti bacio, tuo papà. Pedro Ferreira, di anni 23. Tra poche ore sarà giunto l'istante fatale anche per me. Sono sereno e rassegnato, anzi orgoglioso di far la fine che hanno fatto i nostri migliori. Dinanzi al platone d'esecuzione sarò degno di loro. Io conservo sempre un pezzo della camicia insanguinata di Duccio, il caro Tancredi Galimberti, ricordo del combattimento che sostenemmo assieme in Valgrana il 13 gennaio 1944, in cui egli rimase gravemente ferito. Domattina lo consegnerò al comandante del platone d'esecuzione con preghiera di insultarlo con un sacco. Dopo che gli ho dato proprio il posto, e gli dirò di tenerlo fin tanto che una persona non glielo richiederà a nome dei miei compagni. Desidero che questa pezzuola, che suggellerà il sangue di due giustiziati del Partito d'Azione, sia conservata dalla segreteria del partito come un cimelio storico di questa sanguinosa lotta che tutti noi ancora combattiamo. Addio, un abbraccio, Pedro. Bruno Frittaion, di anni 19. 31 gennaio 1945. Edda, voglio scriverti queste mie ultime poche righe. Edda, purtroppo sono le ultime, sì, il destino vuole così. Spero ti giungano di conforto in tanta triste sventura. Edda, mi hanno condannato alla morte, mi uccidono. Però uccidono il mio corpo, non l'idea che c'è in me. Muoio,
Muoio senza alcun rimpianto, anzi sono orgoglioso di sacrificare la mia vita per una causa, per una giusta causa. E spero che il mio sacrificio non sia vano, anzi sia di aiuto nella grande lotta, di quella causa che fino ad oggi ho servito senza nulla chiedere, e sempre sperando che un giorno ogni sacrificio abbia il suo ricompenso. Per me la migliore ricompensa era quella di vedere fiorire l'idea che purtroppo per poco ho servito, ma sempre fedelmente. E del destino ci separa, il destino uccide il nostro amore, quell'amore che io nutrivo per te e che aspettava quel giorno che ci faceva felici per sempre. Ed abbi sempre un ricordo di chi ti ha sempre sinceramente amato. Addio a tutti. Addio, Edda. Frittaion Bruno. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Eusebio Giambone, di anni 40. Torino, carcere giudiziario, lunedì 3 aprile, ore 22. Cara adorata Lucetta, le cose che vorrei dirti sono tante che non so dove cominciare. Nella mia testa vi è una ridda di pensieri che potrei esprimerti bene solo a voce, pur essendo calmo. Cercherò di coordinare per esprimerti esattamente tutto ciò che penso e il mio vero stato d'animo in questo momento. Sono calmo, estremamente calmo. Non avrei mai creduto che si potesse guardare la morte con tanta calma. Non indifferenza, che anzi mi dispiace molto morire, ma ripeto, sono tranquillo. Io che non sono credente, io che non credo alla vita dell'aldilà, mi dispiace morire, ma non ho paura di morire. Non ho paura della morte. Sono forse per questo un eroe? Niente affatto. Sono tranquillo e calmo per una semplice ragione che tu comprendi. Sono tranquillo perché ho la coscienza pulita. Ciò è piuttosto banale, perché la coscienza pulita l'ha anche colui che non ha fatto del male. Ma io non solo non ho fatto del male, ma durante tutta la mia vita breve ho la coscienza di aver fatto del bene non solo nella forma ristretta di aiutare il prossimo, ma dando tutto me stesso, tutte le mie forze, benché modeste, lottando senza tregua per la grande e santa causa della liberazione dell'umanità oppressa. Fra poche ore io certamente non sarò più, ma sta pur certa che sarò calmo e tranquillo di fronte al plotone di esecuzione come lo sono attualmente, come lo fui durante quei due giorni di simulacro di processo, come lo fui alla lettura della sentenza, perché sapevo già all'inizio di questo simulacro di processo che la conclusione sarebbe stata la condanna a morte. Sono così tranquilli coloro che ci hanno condannati? Certamente no! Essi credono, con le nostre condanne, di arrestare il corso della storia. Si sbagliano. Nulla arresterà il trionfo del nostro ideale. Essi pensano forse di arrestare la schiera di innumerevoli combattenti della libertà con il terrore. Essi si sbagliano. Ma non credo che essi si facciano queste illusioni. Essi sanno certamente di non poter arrestare il corso normale degli avvenimenti, ma agiscono con il terrore per prolungare il più possibile il momento della resa dei conti. Ad ogni modo, siamo una famiglia predestinata a dare tutto per la causa. Io oggi, come prima vitale, sul campo di battaglia. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Guglielmo Yerbis, di anni 42. Parole scritte con la punta di uno spillo sulla copertina di una Bibbia ritrovata nei pressi del luogo dove fu fucilato. Non piangete, non chiamatemi povero. Muoio per aver servito un'idea. Franca Lanzone, di anni 25. Caro Mario, sono le ultime ore della mia vita, ma con questo vado alla morte senza rancore delle ore vissute. Ricordati i tuoi doveri verso di me, ti ricorderò sempre, Frank. Cara mamma, perdonami e coraggio.
Dio solo farà ciò che la vita umana non sarà in grado di adempiere. Ti bacio, la tua Franca. Giovanni Mandolini, di anni 21. Mia adoratissima mamma e fratelli, non datevi pensiero per la mia mancanza in famiglia. I signori fascisti mi hanno condannato alla morte, ma non preoccupatevi per me. Pensate di star tranquilli in famiglia e pregate qualche volta per me. Quando verrà a casa mio caro fratello Sandro, fatemelo sapere, ma in modo che non soffra tanto. Penso purtroppo che sarà un'angoscia. Ma alto il morale, queste sono le parole mie, cioè del vostro caro Gianni. Miei cari, ora mi trovo in una cella con Oscar e siamo alti di morale come spero di voi tutti. La mia causa è durata circa 30 minuti, poi ho avuto questa sentenza, ma questo non mi preoccupa. Muoio tranquillo e con la coscienza pulita. Mia adoratissima mamma, quello che ti dice tuo figlio Gianni è di udirlo perché ti dice di non allarmarti, perché vedi anche tu che mentre scrivo su questa branda il polso non mi trema. Come vedi, non ho paura della morte che tra poco mi attende. Purtroppo sono parole dure, ma che resteranno nel cuore per parecchio tempo. Ma sopportate, e quegli anni che vivrete ancora voi altri, passateli in buona unione in famiglia. Miei cari fratelli, vi prego una cosa sola, di non far arrabbiare la mamma, che è sempre stata buona con noi e sarà sempre nella vita. Ricordatela e pensateci al suo avvenire. Quello che mi dispiace è di non potervi vedere, ma è meglio così. Mi raccomando, alto il morale come lo tengo io in questo momento. Gianni. Irma Marchiano, di anni 33. Prigione di Pavullo, 26 novembre 1944. Mia adorata Palli, sono gli ultimi istanti della mia vita. Palli adorata, ti dico a te, saluta e bacia tutti quelli che mi ricorderanno. Credimi, non ho mai fatto nessuna cosa che potesse offendere il nostro nome. Ho sentito il richiamo della patria, per la quale ho combattuto. Ora sono qui. Fra poco non sarò più. Muoio sicura di aver fatto quanto mi era possibile affinché la libertà trionfasse. Baci e baci dal tuo e vostro Paggetto. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Sabato Martelli Castaldi, di anni 47, biglietti inviati clandestinamente alla moglie. La mia camera di matrimonio è 30x260. Siamo in due. Non vi è altra luce che quella riflessa da una lampadina elettrica del corridoio antistante, accesa tutto il giorno. Il fisico comincia ad andare veramente giù e questa settimana di denutrizione ha dato il colpo di grazia. Il trattamento fattomi non è stato davvero da gentleman. Definito delinquente, sono stato minacciato di fucilazione e percosso, come dell'arresto e abitudine di questa casa. Botte a volta. 4 marzo 1944. I giorni passano e oggi, 47esimo, credevo proprio che fosse quello buono e invece ancora non ci siamo. Per conto mio non ci faccio caso e sono molto tranquillo e sereno. Tengo su gli umori di 35 ospiti di sole 4 camere con barzellette, pernacchioni, scusa la parola ma è quella che è buon umore. Unisco una piantina di qui per ogni evenienza perché a mezzo levatore quest'altra settimana me la rimandi completata. Penso la sera in cui mi dettero 24 garbate sotto la pianta dei piedi, nonché varie squilisciate in parti mobili e cazzotti di indigeni. Io non ho dato loro la soddisfazione di un lamento. Solo alla 24esima garbata risposi con un pernacchione che fece restare tre manigoldi come tre autentici fessi. Quel pernacchione della 24esima frustata fu un poema. Via Tasso ne tremò,
ed un fustigatore cadde di mano il nervo. Che risate! Mi costò tuttavia una scarica ritardata di cazzotti. Quello che più pesa qui è la mancanza di aria. Io mangio molto poco, altrimenti farei male e perderei la lucidità di mente e di spirito che invece qui occorre avere in ogni istante. Ultimo messaggio, scritto sul muro della cella di via Tasso. Quando il tuo corpo non sarà più, il tuo spirito sarà ancora più vivo nel ricordo di chi resta. Fa che possa essere sempre di esempio. Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Attilio Martinetto, di anni 23. 24 aprile 1945, ore 24 circa, da Lupi. Amore mio diletto, forse tu piangerai a leggere questa mia. Se piangi per te, per il tuo avvenire troncato, passi, lo comprendo. Ma se piangi per me, no, ti sbagli. Anna Maria, nella tua ultima mi esortavi ad avere fede in Dio. Non credi quanto mi senta vicino a Lui in questi momenti. La morte, eterno spauracchio di noi mortali. Spauracchio, sì, ma per la materia. Che mi importa la materia? E cosa può la materia? Quante volte nei momenti felici ho pensato ad un momento simile. Ricordavo proprio stasera di aver letto l'ultimo giorno di un condannato di Victor Hugo, che forse si trova ancora a Faione tra i miei libri. Tante volte, basandomi su esso, ho pensato al momento di morire. Quanto ero sciocco. Solo ora lo comprendo. Sai, Anna Maria, cosa rimane all'ultimo di tutto? Solo quello che è santo e puro della vita. L'affetto dei genitori, in essi tua madre. L'affetto di quanti mi vogliono bene e che ora valori sotto un'altra luce. La luce che ti proviene dall'affetto per Dio. Amore mio, ti ho sempre amata tanto, tu lo sai. Ora ti amo più che mai, perché ora maggiormente si accostano i tuoi amori, per te e per Dio. Anna Maria, sapessi mai cos'è la vita vista dalla soglia dell'eternità? Quale miseria! Te lo posso ben dire io, con quale orrore si guarda al nostro passato. Se non fosse quella stessa fede che ci fa provare simile orrore, a sostenerci, che si farebbe mai? La fede ci fa provare orrore, ma nell'istante stesso ci dice che Dio è infinitamente grande, e allora si implora la sua misericordia. Quando finalmente hai provato la sensazione della sua misericordia, ecco che guardi sicuro davanti a te e non temi più. Amore mio, dal portafoglio ho trattenuto la tua fotografia e quell'immagine in cartapecora che mi desti quando eri anche tu in carcere. Le ho nella tasca interna della giacca, sul cuore. Saranno simbolo dell'immenso affetto per te che mi porto nella tomba. Al dito la fede. La porto con me come ricordo di quella fede promessa di quasi un anno fa e che mai ho tradito. Anche tu conservami nel cuore e soprattutto nell'anima. Prega, prega, prega tanto per me. Non dubitare che io pregherò tanto per te, perché Dio ti conceda quella felicità che purtroppo io non ti ho potuto dare. Vedi che io sono serena, spero di esserlo anche tra poco davanti ai miei carnefici. Sii forte anche tu nel tuo dolore e rendi forte anche i nostri genitori. Domani forse conoscerò tuo papà. Se Dio mi vorrà con lui, con tuo papà veglierò su te. Non ti dico addio, perché come già io ti ho detto, fra noi non vi è addio. Resta e sii la consolazione dei nostri genitori, specie di tua madre che è sola. E poi arrivederci, il tuo Attilio. Renato Peirò, di anni 23. Caro zio, so che la mia morte sarà per te un grande dolore, ed anche a te chiedo perdono. Sei stato per me come un padre e ti ringrazio di quanto avevi in mente di fare per me. Ti affido Lili, sii per lei il padre che eri per me. E sì, lei sempre vicino. Non importa di quello che si farà del mio corpo, non è la materia che conta. Non ho bisogno di raccomandarvi di lì. So che non sarà sola, tanto voi quanto i miei cari di Condrelle sarete sempre vicini quando avrà bisogno di aiuto. Fatele coraggio e non lasciate che sia parte. Non lascio nessuna fidanzata. Voi eravate tutto per me
e tutti vi ho amato tanto, tanto. Per questo mi spiace lasciarvi. Ho fatto il mio esame di coscienza. Credo di poter morire tranquillamente e fiducioso nella bontà di Dio. Spero, come ho già detto Lili, di avere il conforto di un pastore al supremo istante. Anche se non l'avrò, pregherò da solo e non tremerò. Sono morti molti uomini illustri ed infinitamente più utili di me. Io sono in confronto un granello di pietra e non vale la pena di affliggersi tanto per me. Lascio a te di salutare tanto lo zio Jean, la zia Susanna, i nonni Dodo, Emilio, Sei, Guido, Esther e la cugina Polina. Vi penso tutti e vi abbraccio. A te un forte particolare abbraccio. Umberto Ricci, carcere di Ravenna, mattino del 23 agosto 1944. Ai miei genitori ed amici, quando questa vi sarà giunta, se lo sarà, io sarò già passato fra i molti. Io so, cara mamma, che avrei passato molto dolore. Tu mi amavi moltissimo, anche perché ero il tuo demonio, il figlio che ti faceva arrabbiare, ma che ti dava pure tante soddisfazioni. Vedi, mamma, io non ho nulla da rimproverarmi ed ho seguito la mia strada per l'idea che, detto senza mascheramenti, vale la pena di viverla, di combattere, di morire. Nell'idea muoio. Ora ciò che più mi sorprende è la mia calma. Non avrei mai creduto che di fronte alla mia morte certa riuscissi a ragionare ancora così. Deve essere il mio forte ideale che mi sorregge. È dalla sera del 17 o del 18 che sono nelle loro mani. Se dovessi raccontare specificatamente tutte le forme di tortura usatemi, avrei 6 mesi a soffrire. L'altro ieri, in un'analisi, mi hanno iniettato 4 punture che mi hanno reso semi-incosciente. Queste punture non hanno fatto altro che diminuirmi la vista, di cui ne risento ancora. Un'altra cosa che mi sorprende è la mia forte costituzione fisica. Nonostante la mia malattia in corso, ho resistito eroicamente. Ora mi pongono qui perché si rimarginino e si sgonfiano tutte le ferite che ho per il corpo. Indi, mi presenteranno al pubblico appeso di un pezzo di corpo. Io ho l'onore di ritrovare qui a Ravenna l'impiccagione. Però non ho nessuna paura della morte. Quando penso che sono già morti Gigi e Arrigo, gli amici, senza contare che come me ne sono morti per un'idea politica, la morte non la temo. Vorrei tanto una cosa. Vorrei che il mio corpo fosse restituito ai miei parenti e tumulato vicino a quello di Arrigo e che anche Gigi fosse tumulato vicino a noi. Saremo certo un bel trio. Dall'articolo 16. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Walter Ulianowski, gli anni 20. Sono stato scelto, prescelto per morire. Sacrifico la mia vita per l'ideale più puro, più nobile. La libertà umana. Chiudo gli occhi, penso, vedo, mia madre piangente. Non piangere, mamma, muoio, ma mi vro nel cuore di quelli che rimangono. Mamma cara, non piangere, la fierezza di aver donato un figlio per la libertà ti sostenga e sii orgogliosa di tuo figlio. I vili che fuggirono sono ora in salvo, certamente. La mano della giustizia li raggiungerà. Col loro tradimento noi saremo condannati a morte. Non ho paura della morte, sai, mamma. L'affronterò sereno. Guarderò negli occhi coloro che mi fucileranno. Gli occhi mi bruciano, sono sbarrati nel buio, penso. Il mio cervello non ha un attimo di sosta. Rivedo tutto ciò che di più bello trascorsi visti nella mia vita. Rivedo la mia G. Sarà qui. Chissà cosa farà, dove sarà. Ella ha fatto della mia vita un sogno, una sofferenza, perché l'amo tanto, tanto. Ella non sa, non immagina ove e come sono ridotto. Ho la faccia rossa di sangue, la saliva è rossa. Sono sconvolto internamente. Vedo la morte che mi invita a seguirla. Visioni pazzesche. Papà, mamma e tutti i miei cari. Quanto mi spiace lasciarli e non vedermi più. No, non voglio morire. Il cuore mi batte come se dovesse scoppiare. Mi vedo là, contro il muro, poi cadere. Sono morto. Mi sembra di impazzire, a volte il cervello si calma. Perché sono qui? Perché domani mattina mi fucileranno? Per la libertà. Dall'articolo 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. G.
Giacomo Vivi, di anni 19. Cari amici, vi vorrei confessare innanzitutto che 3 volte ho strappato e scritto questa lettera. L'avevo iniziata con uno sguardo in giro, con un sincero rimpianto per le rovine che ci circondano, ma nel passare da questo all'argomento di cui desidero parlarvi, temevo di apparire falso, di inzuccherare con un preambolo patetico una pillola propagandistica. E questa parola temo come un'offesa immeritata. Non si tratta di propaganda, ma di un esame che vorrei fare con voi. Invece dobbiamo guardare ed esaminare insieme che cosa? Noi stessi. Per abituarci a vedere in noi la parte di responsabilità che abbiamo dei nostri mali. Per riconoscere quanto da parte nostra si è fatto per giungere dove siamo giunti. Non voglio sembrarvi un savonarola che richiami al flagello. Vorrei che con me conveniste quanto ci sentiamo impreparati e gravati di recenti errori e pensassimo al fatto che tutto noi dobbiamo rifare, tutto, dalle case alle ferrovie, dai porti alle centrali elettriche, dall'industria ai campi di grano. Ma soprattutto, vedete, dobbiamo fare noi stessi. È la premessa per tutto il resto. Mi chiederete perché rifare noi stessi, in che senso? Ecco, per esempio, quanti di noi sperano alla fine di questi casi tremendi per iniziare una laboriosa e quieta vita dedicata alla famiglia e al lavoro? Benissimo, è un sentimento generale, diffuso e soddisfacente. Ma credo, lavorare non basterà. Nel desiderio invincibile di quiete, anche se laboriosa, è il segno dell'errore, perché in questo bisogno di quiete è il tentativo di allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione politica. È il più tremendo, il più terribile, credetemi, risultato di un'opera di diseducazione ventennale, di diseducazione o di educazione negativa, che per martellando per 20 anni da ogni lato è riuscita a inchiodare in molti di noi dei pregiudizi. Fondamentale quello della sporcizia della politica, che mi sembra sia stato ispirato per 2 vie. Tutti i giorni ci hanno detto che la politica è lavoro di specialisti, un lavoro che ha le sue esigenze, e queste esigenze, come ogni giorno si vedeva, erano stranamente consimili a quelle che stavano alla base dell'opera di qualunque ladro e aggressore. Teoria e pratica concorsero a distoglierci e ad allontanarci da ogni attività politica. Comodo, lasciate fare a chi può e deve. Voi lavorate e credete, questo dicevano. E quello che facevano lo vediamo ora che nella vita politica, se vita politica vuol dire soprattutto diretta partecipazione ai casi nostri, ci siamo scaraventati dagli eventi. Qui sarà nostra colpa, io credo. Come mai noi italiani, con tanti secoli di esperienza, usciti da un meraviglioso processo di liberazione, in cui non altri che i nostri nonni dettero prova di qualità uniche in Europa, di un attaccamento alla cosa pubblica, il che vuol dire a se stessi, senza esempio forse, abbiamo abdicato, lasciato ogni diritto di fronte a qualche vacua rimbombante parola. Che cosa abbiamo creduto? Creduto, grazie al cielo, niente, ma in ogni modo ci siamo lasciati strappare di mano tutto da una minoranza inadeguata moralmente e intellettualmente. Questa ci ha depredato, buttato in un'avventura senza fine. E questo è il lato più roseo, io credo. Il brutto è che le parole e gli atti di quella minoranza hanno intaccato la posizione morale, la mentalità di molti di noi. Credetemi, la cosa pubblica è noi stessi. Ciò che ci lega ad essa non è un luogo comune. Una parola grossa e vuota come patriottismo o umore per la madre che in lacrime e in catene ci chiama. Visioni barocche, anche se il lievito meraviglioso di altre generazioni. Al di là di ogni retorica, constatiamo come la cosa pubblica sia noi stessi, la nostra famiglia, il nostro lavoro, il nostro mondo, insomma, che ogni sua sciagura è sciagura nostra, come ora soffriamo per l'estrema miseria in cui il nostro paese è creduto. Se lo avessimo sempre tenuto presente, come sarebbe successo questo? Soprattutto quando è celato. Se ragioniamo,
il nostro interesse e quello della cosa pubblica finiscono per coincidere. Appunto per questo dobbiamo curarla direttamente, personalmente, come il nostro lavoro più delicato e importante, perché da questo dipendono tutti gli altri, le condizioni di tutti gli altri. Se non ci appassioniamo a questo, se noi non lo trattiamo a fondo, specialmente oggi, quella ripresa che speriamo, a cui tenacemente ci attacchiamo, sarà impossibile. Per questo dobbiamo prepararci. Può anche bastare, sapete, che con calma cominciamo a guardare in noi e ad esprimere desideri, come vorremmo vivere domani. No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere. Ricordate, siete uomini, avete il dovere, se il vostro istinto non vi spinge ad esercitare il diritto, di badare ai vostri interessi, di badare a quelli dei vostri figli, dei vostri cari. Avete mai pensato che nei prossimi mesi si deciderà il destino del nostro paese, di noi stessi? Quale peso decisivo avrà la nostra volontà se sapremo farla valere? Che nostra sarà la responsabilità se andremo incontro a un pericolo negativo? Bisognerà fare molto. Se credete nella libertà democratica, in cui, nei limiti della Costituzione, voi stessi potreste indirizzare la cosa pubblica, oppure aspettate una nuova concezione più egualitaria della vita e della proprietà, e se accettate la prima soluzione, desiderate che la facoltà di eleggere, per esempio, sia di tutti, in modo che il corpo eletto sia espressione diretta e genuina del nostro paese, o restringerla ai più preparati oggi, per giungere ad un progressivo allargamento? Questo ed altro dovete chiedervi, dovete convincervi e prepararvi a convincere, non a sopraffare gli altri, ma neppure a rinunciare. Oggi bisogna combattere contro l'oppressore, questo è il primo dovere per noi tutti, ma è bene prepararsi a risolvere quei problemi in modo duraturo e che eviti il risorgere di essi e il ripetersi di tutto quanto si è abbattuto su di noi. Termino questa lunga lettera, un po' confusa, lo so, ma spontanea, scusandomi ed augurandoci buon lavoro. Ucciso a 19 anni del 1940. Articolo 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono vietate le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Articolo 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 12ª disposizione transitoria e finale. È vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del discorso.